LG ci ha lanciato la sfida e noi l'abbiamo raccolta. LG X-Power, uno smartphone che ha nell'autonomia il proprio punto di forza, una batteria da ben 4100 mAh su un display con una risoluzione HD. Poi vi metterò le specifiche tecniche a lato, di modo che avrete modo di leggerle in maniera più completa. Abbiamo fatto dei test molto approfonditi, con l'utilizzo intenso di Lucio siamo arrivati a 2 giorni con ancora il 30% di batteria, una cosa che nei telefoni moderni non vedevamo veramente da parecchi anni, anzi forse penso che da quando esistono gli smartphone un'autonomia così non l'abbiamo mai vista. Per quanto riguarda il telefono, devo dire che ha un aspetto molto gradevole, dotato del classico doppio tap, non ha il fingerprint. Il display ha una discreta risoluzione, è un HD, non è particolarmente grosso. Diciamo che c'è ancora da lavorare un pochettino sulla luminosità. Io non ho capito cosa è successo, ma gli ultimi LG hanno dei display un pochettino spenti, se così vogliamo dire. Per quanto riguarda il peso e l'ergonomia, non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Si gestisce anche tranquillamente con una mano. All'orecchio non dà nessun fastidio, nel senso che comunque le dimensioni sono umane, e anche un prezzo che secondo me fondamentalmente può andare bene. Stiamo parlando, io ho visto in rete, ad esempio su Amazon, lo troviamo a 180 euro circa. È un telefono comunque affidabile, la ricezione è molto buona, per cui devo dire che se avete bisogno di una gran autonomia, di un telefono comunque con una buona ricezione, una discreta fotocamera, diciamo che in esterno le foto sono buone, in interno si possono migliorare, il software è il classico LG che ormai bene conosciamo, è stato molto semplificato, di modo che è molto semplice da utilizzare, non ci sono diciamo troppe funzioni, è un software che da un po' di tempo a questa parte è stato molto semplificato, automatico panoramico, flash automatico, i vari modi e le varie impostazioni che potete decidere di impostare, come ben sapete. Per cui un telefono che a mio modo di vedere vale quello che costa e ok, ora vediamolo da vicino. Ok, eccoci qui, vediamolo un pochettino più da vicino. Sotto abbiamo l'ingresso micro USB, jack da 3,5 e forellino del microfono. Da questo lato abbiamo l'ingresso per la nano SIM e la micro SD. Qui abbiamo il bilanciere del volume. Sopra non abbiamo praticamente nulla se non il forellino per la riduzione del rumore. Qui di fianco abbiamo il tasto di avvio spegnimento stand by e sul rientro una fotocamera da 13 megapixel, come vi ho detto, che ha una buona diciamo gestione della luce in esterno, mentre all'interno si può migliorare. Ok, andiamo a sbloccarlo. Vi dicevo, il display in questo caso appare un po' più luminoso di quello che in effetti è comunque un IPS HD 277 ppi, quindi una risoluzione non elevatissima. Non mi piace molto la collocazione dello speaker posizionato qua dietro, se lo appoggiate al tavolo non si sente praticamente quasi nulla, io l'avrei spostato in un'altra situazione migliore. Andiamo a fare una telefonata così sentiamo un attimo com'è l'audio. Ci avviciniamo, dovremmo essere già al massimo del volume, comunque sì. In viva voce non è il massimo, come avete potuto sentire è un po' carente per quanto riguarda i bassi. Come vedete non abbiamo tasti sul display, non abbiamo tasti sulla scocca, ma li abbiamo sul display. Scusate, ho incrociato le due cose. Sentiamo un po' com'è in ambito musicale. Sentite, anche qui è un po' troppo sbilanciato verso gli alti. Insomma, diciamo che non manca di potenza, ma la qualità non è proprio il massimo. Poi abbiamo la classica interfaccia LG, potete scegliere anche di utilizzare l'interfaccia con la classica interfaccia normale col drawer, che è stata reintrodotta nelle ultime release. Ora non mi ricordo più dove l'hanno messa, se era
qui o era da qualche altra parte, comunque c'è la possibilità, se volete, di rimettere la classica interfaccia col drawer se siete più abituati. Per il resto è il classico software dell'LG che a me sinceramente non dispiace assolutamente. Qui sopra abbiamo i vari shortcut. Come avete visto, ho impostato la luminosità al 51%, perché non voglio che spari troppo, anche perché dopo si impastano un po' i colori. Vediamo un po' com'è questo display. Vi dicevo, è un IPS, ovviamente il nero non può essere assoluto, cerchiamo di inclinarlo di modo che non vadano a crearsi dei riflessi. Colori comunque abbastanza naturali, leggera saturazione del giallo, ma non una cosa eccessiva. Anche il blu, devo dire, che conserva una discreta gradazione. Purtroppo la risoluzione, come vedete, appena ingrandiamo un attimo, tende un pochettino a peccare. Io video ho provato a caricare anche il 4K MKV, però ovviamente non li vede video, perché tutte le volte ti devo reimpostare perché mi dimentico. Sì, consenti. Andiamo a vedere il classico video di helicopter. Il display, vabbè, in questo caso ha una luminosità anche abbastanza buona, colori naturali, buona fluidità. Processore un MediaTek MT6735, un quad-core da 1 GHz e 3, Mali-T720, per cui un processore non particolarmente spinto, che però ci consente di avere un'autonomia, ripeto, veramente notevole. Ok, avete sentito anche qui, buono il volume, ma i bassi sono quello che sono. Vi dicevo, in interno non è eccezionale, come vedete anche qui col flash la sveglia ad esempio si vede veramente poco. Questa invece col flash da vicino rende bene, questa con luce abbastanza buona ha mantenuto un buon dettaglio, qui invece si è impastato abbastanza. Questa ha impastato un po' i colori qua sopra, e invece in esterno devo dire che si comporta bene, manca un pochettino nei contorni, però ad esempio questa devo dire che è venuta bene, nonostante molti abbiano difficoltà su foto con fogliame, aghi di pino e quant'altro. So che quant'altro non vi piace quando lo dico, ma ogni tanto mi esce e me ne rendo conto. Per quanto riguarda il browser, abbiamo una buonissima fluidità, assolutamente niente. Anche il display devo dire che ha un discreto effetto olio, si muove abbastanza bene, non dà quell'effetto brutto di display di fascia bassa che quando si passa il dito si impiantano. Abbiamo anche la radio FM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, per cui vabbè, come dotazione non manca di nulla. Mi sembra non ci sia l'NFC, sì, non c'è l'NFC, però vabbè, poco male. Ok, dai, vediamo un po' come si comporta nei giochi. Vedete, la batteria è scesa dell'1%, ma è acceso da ieri sera perché stanotte mi sono dimenticato di spegnerlo. Era al 100%, l'ho ripreso stamattina, era ancora al 100%. Tanto per dirvi che la batteria, secondo me, vi dovete impegnare veramente molto per non farlo arrivare a sera. Ma io ho accettato la sfida di LG e, tra virgolette, l'ho persa. E sono contento per loro che l'abbiano vinta, perché non ce l'ho fatta a farlo scaricare. O meglio, non ce l'abbiamo fatta sia io che Lucio. Il test, diciamo, l'ha fatto più lui di me, io l'ho fatto ancora in questi giorni. Vabbè, no, non voglio sta roba, perché? Ma io posso fare una partita normale o no? Ah, ok, scusate, non ho capito perché cacchio era apparsa sta roba. Bello che ho lanciato il gioco giusto prima di fare il test, per vedere di non incappare in classici problemini ludici. Io devo dire che questa inquadratura mi piace parecchio, mi sto trovando bene. Tengo il telefono in posizione più naturale come lo tengo di solito e mi piace. Spero che poi anche la resa video sia ottimale. L'audio sì, forse sarà un po' ovattato, ma d'altra parte questo passa il convento. Ve lo dico subito, così almeno tagliamo la testa al toro. La fluidità è abbastanza discreta. Non noto particolari perdite di frame, nonostante la scheda non sia proprio delle ultime, non sia di ultima generazione, ma ecco, se fai così mi fai schiantare e io vado di là e ti schianti tu. Tanti saluti. Vuol dire che ha anche una buona maneggevolezza. L'audio si sente, ribadisco il concetto che a me piacciono degli audio un pochettino più corposi, e questo qui è molto sbilanciato sugli alti,
ed è carente per quanto riguarda i bassi. Ok, dai, è inutile che tiriamo avanti, che non ve ne fregherà niente delle mie partite, giustamente non interessa a me, figuratevi a voi. Ribadisco, non voglio ripetermi ancora, ottima autonomia, buonissima ricezione e prezzo secondo me in linea con quello che offre il prodotto. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70, phone.